I diritti dove stanno? Il diritto dove sta il diritto? L'appello di Catanzaro. Criminali! Ha violato la Costituzione. Se ne occupa il Tribunale di Salerno per le questioni Calabresi. L'articolo 38 dove sta? I documenti. L'articolo 38 le cause alla parte avversa. 8 anni per un licenziamento illegittimo. L'avvocato non ha nemmeno iniziato la causa perché non avevo soldi. Di questo è in mano a un cittadino democratico e civile, perché non può essere il dio denaro a prevalere sulla dignità e sulla coscienza dell'essere umano. Non può essere il dio denaro, se no non si può definire Stato civile, evoluto e democratico. No, assolutamente. Il povero cittadino non può essere in mano a dei criminali, chiaro? Parlamentari eletti dalla mafia, questa è dittatura! Procura lui prima d'articolo di Catanzaro. Vogliamo la Repubblica delle Banane! Che in 15 giorni mi avete dato una risposta, è passato un anno e mezzo, nessuna risposta mi ha dato ancora! Quanto tempo dovrò ancora attendere? Mi devono arrestare, una volta che mi hanno arrestato io mi dichiaro prigioniero politico, ci dichiariamo prigionieri politici contro lo Stato ma contro la magistratura italiana. Rassegnazione del cittadino, del falso, ipocrita e opportunista. È inutile parlare, perché chi non ha il coraggio di ribellarsi, come dire, non ha il diritto di lamentarsi, chiaro? Questo è chiaro. Scendete, che è l'anima, sì, siamo stati pure a Canale 5, perché la lacerazione dell'anima, dell'anima e della coscienza non ha bisogno di autorizzazione, chiaro? Come mai sono tutti contigliosi? Ti faccio un esempio. La mafia del trasporto vetture, giudici, non assolvetela! Processate la potente mafia che controlla il trasporto vetture in Italia! Non avete paura! Processateli, giudici, condannateli! Ma che loro. Ma? È vero, no? Non va! Che fa comodo a loro! Vorrei ammazzare uno a uno, che non sono meno. Mi vuole vostro, ma io non ti ammazzo, mi faccio suicidare allora. Ora abbiamo ben consapevole che sui per noi, in questo tribunale non ci sarà vizia per noi. Le mafie, questo è lo Stato italiano, questo sono i mezzi che hanno creato, i due padrini. La situazione è una sola, solo un'Italia. Per accertarti lo faccio, no, sono risultato umano di mente. Devo fare, voi non avete stato al tribunale, non è un cazzo. Avvocati, PM e giudici fuori della Costituzione, non siete un cazzo. La Costituzione parla chiaro. E non ascolta da altri giudici. No, lasciamo stare. Lo Stato per questo è presente, per questo è presente lo Stato, per questo è presente, però... Noi siamo una forza che è nata, diciamo che il grido del silenzio, proprio degli inascoltati, perché in realtà siamo vittime chi di giustizia, di mala giustizia, e quindi automaticamente abbiamo subito in tutta Italia. Ci sono casi che stiamo risolvendo in tutta Italia. Sulla villa di Schillaci, della ex Schillaci, eravamo noi su Domenica Live. Noi siamo noi dovunque, contro Equitalia, contro le ferrovie che paghiamo. I binari delle ferrovie erano dei nostri nonni. Qua ci mettono solo tasse, spazzatura, corruzione dovunque, fascicoli che scompaiono, disabili che li buttano fuori di casa, risolviamo problemi dovunque e stiamo per aprire sedi COP in tutta Italia. La gente ci mette a disposizione i locali e con questa associazione apriremo dovunque dei club culturali, daremo lavoro e poi ci dovranno dare conto attraverso la
l'associazione per avere tutti i beni sequestrati alle mafie, Camorra, di non farli dare a mafiosi come loro, loro compari, ma di metterli in realtà e farli produrre per far produrre la gente e per far vivere le persone, perché dalla fallimentare qua c'è corruzione, e corruzione qua dentro, corruzione alla civile, la verità, ma non solo qua. Qua addirittura scompaiono i fascicoli, quindi l'arresto che hanno fatto è uno solo, ma noi da tempo già meditavamo stazione e la programmiamo. Noi siamo dovunque, a Catanzaro, Reggio Calabria, Ispica, Pozzallo, Leonforte, Enna, dappertutto, Modena contro Befana, siamo dappertutto. Ci aiutiamo fra di noi, ci ospitano nelle case e non ci fermeremo mai, fino a quando non verranno arrestati questi. Questo procuratore Lembo, che non mi dice, si deve vergognare! Ah, che ce lo dici? Quelle sono calamitate, queste sono delle migliori calamità, sono controllate dal potere! Io sono della Calabria, signor Cimino, dove io ho denunciato il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e altri tre giudici, visto e considerato che la competenza è del Tribunale di Salerno, ha archiviato i casi perché si tratta di presidenti di corte d'appello e di istituzioni, per cui senza ragioni ha voluto archiviare un caso e in una richiesta di archiviazione dove il sottoscritto aveva precisato che qualora avesse ricevuto la richiesta di archiviazione di essere avvisato nel proprio indirizzo. Ho dovuto scoprirlo qui al Tribunale di Salerno, per cui grazie ai PM e ai giudici di questo tribunale, io e la mia famiglia siamo andati incontro a tasse di Equitalia, perché probabilmente al Tribunale Salerno non sanno che le conseguenze delle cause perse c'è Equitalia e non sa neanche che il sottoscritto, grazie alle prove inconfutabili, è dovuto andare a rincorrere a un altro avvocato per la rievoca del processo, che fortunatamente si farà perché la sentenza del Presidente della Corte d'Appello è tutta sballata, ma il procuratore Cardea non ha voluto archiviare i casi senza effettuare le indagini. Mi risolvino il caso e poi si vergognino.